Prosecco DOC deve affrontare la grande sfida di essere un vino di grande successo in un territorio delicato con una grandissima storia e un livello di popolazione molto importante, una pressione demografica importante, per cui agli occhi del consorzio innanzitutto, ma di tutti i produttori che ne fanno parte in seconda battuta, si delinea questa sfida di conciliare il grande successo commerciale con il rispetto del territorio, la coabitazione con chi non è legato al mondo del Prosecco e ha perfettamente diritto di vivere questo territorio a sua volta, e le persone che vengono in questo territorio e possono aspettarsi di continuare a vederlo con dei tratti riconoscibili del suo grande passato in termini agricolo, di agricoltura, in termini di tradizioni, in termini di offerta dell'ospitalità. Comunicazione del vino è un prodotto molto recente in Italia. Pensate che il fenomeno delle guide nasce alla fine degli anni 80, ma esplode solo alla fine dei 90, per cui è appena diventato maggiorenne. È stata per lungo tempo una comunicazione concentrata sui caratteri intrinseci al vino, quindi le qualità organolettiche, e meno sul invece il territorio da cui il vino proviene, anche se delle buone cose ci sono già state negli anni passati. Nella nostra piccola università abbiamo sviluppato un progetto di master in Italian Wine Culture, proprio per sopperire a un bisogno che sentiamo nuovo e che anche altre università stanno affrontando, ovvero non c'è più soddisfazione a raccontare soltanto cosa c'è nel bicchiere e dove si trova la cantina. Bisogna riuscire a trasmettere con la narrazione del vino il territorio nel senso più ampio e nel senso più profondo cronologicamente, quindi il territorio in chiave storica, con le sue persone, le tradizioni, la cultura che si è radicata nel tempo, ma anche l'arte. Abbiamo bisogno di comunicare i nostri vini nel loro rapporto, cioè il Prosecco, il testimone del Prosecco dovrebbe essere Giorgione, non dovrebbe essere un attore o un'attrice di grido. E capire Giorgione con un bicchiere di Prosecco insieme è davvero conoscenza con il vino che può fare grande questo paese, perché onestamente la glera si può coltivare in un sacco di posti, ma soltanto qui l'arte e la cultura si sono abbinate allo sviluppo di questa coltivazione sino dal 1500 in avanti.